Il primo ministro, Giorgia Meloni, è atterrato in Islanda all'aeroporto internazionale di Keflavik a Reykjavik. Il premier partecipa al vertice di due giorni dei capi di Stato e del governo del Consiglio di Europa. «Sono molto soddisfatto delle elezioni amministrative, almeno dal primo turno», ha detto il premier. Nei comuni cui il risultato non era ovvio, per i sindaci dei comuni della capitale che sono stati assegnati nel primo round 4 su 6 un buon risultato per il centro aggiunto e quindi penso che i cittadini vogliano prepararci a continuare nostro lavoro, ed è la cosa più importante. Faccio una buona fortuna e i migliori auguri per un buon lavoro a tutti i sindaci che sono stati eletti. Avrò l'opportunità di vedere tutti, da qui vado diretto al Giappone per il G7 aggiunto di nuovo Meloni rispondendo a coloro che hanno chiesto loro se avrà un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron quindi sono lunghi giorni in cui parleremo tutti con tutti, ma ripeto, su questo ho già risposto, è un argomento che non mi interessa particolarmente. Sono interessato ai problemi che in questa fase la comunità internazionale deve avere il forza di affrontare e ribadire senza esitazione. Questo mi interessa, aggiunto il resto sono problemi della politica interna e li lasciamo alla politica interna. Il segnale concreto che emerge da questo vertice, l'istituzione del registro dei danni causato dalla, penso che sia un segnale molto importante in una fase come questa, ha aggiunto Meloni al vertice di Reykjavik. Qui l'unità dell'Europa deve essere ribadito nel suo insieme nella difesa dei valori che in Ucraina sono stati colpiti, democrazia, libertà, indipendenza. Ha aggiunto e ovviamente un'istituzione che come questa è nata per difendere i diritti di origine dell'uomo non possono essere presenti in un momento come questo. Il diretto il centro della città è corazzato. Per l'occasione, linea ciò che sta accadendo anche caso di allarme terrorismo, gli agenti di polizia islandese sono servizio armati, piuttosto che come al solito un bastone telescopico e lo spray peperoncino, il là è rimasta sicurezza auto del patrol. Fortunatamente legge il sito web di Lögreglan, la polizia islandese non siamo abituati alla polizia armata. Tuttavia, accettiamo queste richieste, e la polizia è ben preparata a ricevere i capi di Stato e garantire la loro sicurezza. Gli agenti locali sono anche supportati da poliziotti stranieri, 100 e soprattutto i paesi nordici come riferimento ai media islandesi punto davanti alle quali le bandiere dell'Ucraina e dell'Europa salutano nel mezzo di quelle dell'Islanda. Molte del centro della città sono chiuse al traffico e l'area intorno a Arpa è completamente chiusa al pubblico.